Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati. Oggi in ritardo perché stamattina me la sono presa comoda, mi sono riposato e adesso invece mi ridedico un po' a far video. Questo è il primo di oggi e parliamo di cosa? Beh, di Locatelli, di fagioli, perché insomma ieri qualcuno ha parlato e voglio spiegarvi che cosa è stato detto a tal riguardo. Prima di iniziare però vi invito ovviamente a mettere il like al video, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi e cliccate sulla campanella in modo da ottenere insomma la notifica ogni qualvolta il sottoscritto posta dei video, perché se vi iscrivete basta, purtroppo vi perdete la gran parte dei contenuti che vado a pubblicare. Vi ricordo che ieri ho fatto un gran video con Armanini, non gran video perché l'ho fatto io, ma gran video perché l'ho fatto con Giovanni Armanini, dura 1 ora e 20, sparatevelo perché ci sono dei contenuti veramente pazzeschi. Ora vi invito anche a scaricare l'app OneFootball, trovate il link in descrizione, migliore app per rimanere aggiornati sul calcio. Bando alle ciance e passiamo a noi ragazzi. Dobbiamo parlare innanzitutto prima di Giorgio Chiellini, una breve parentesi, perché insomma sta rientrando a Torino, si è fatto male con la nazionale. Io raga ve l'ho detto, la Juventus deve accelerare il processo della successione della leadership. Una squadra senza leadership è uno dei problemi, ragazzi, che abbiamo toccato anche con Giovanni Armanini. Chiellini può fare il leader alla Juventus? Non lo so, dipende tanto da lui e da quanto è veramente motivato a fare il leader di questa squadra. Io vedo nella vecchia guardia una sorta di lassismo, una sorta di... mi sono rotto anche le scatole, ho tirato la carretta fino ad oggi e non mi va più di essere insomma in prima linea a combattere e tirare avanti anche i giovani e far crescere i giovani. Per questo io credo che la Juventus debba investire qualcuno per la successione della leadership stessa. Io credo che il nome principale, il candidato migliore per questa successione sia Matthijs de Ligt. Chiellini ormai, ragazzi, non può più fare nulla sul campo, non può più essere decisivo, non è più al centro del progetto tecnico della Juventus, perché il suo fisico non consente a Pirlo, a chi che sia, di poter creare un ciclo basandoci sulla leadership di un giocatore che non è in campo. Poi magari Chiellini è quel leader silenzioso che sta negli spogliatoi. Armanini ha fatto il paragone con Vincent Kompany del City. Se così, per me va bene, però in campo ci deve andare gente che sappia il fatto suo e che venga riconosciuto come leader. Quel nome è Matthijs de Ligt, ha fatto il capitano. Vi faccio vedere un breve spezzone di quel che ha combinato con l'Ajax, giusto per capire di che carisma stiamo qui a parlare. Ma wat het belangrijkste is, wij hebben laten zien wat Ajax is. En wat Amsterdam is voor stad. Wij hebben laten zien waar wij voor staan. En dat is aanvallend voetbal. Wij hebben laten zien waar die grote boven ons, wat hij wou. En wat hij van ons verwachtte. En wij hebben het met z'n allen gedaan. Ervaren spelers, jeugdspelers, allemaal. En de supporters. We willen jullie ongelooflijk erg bedanken voor dit geweldige seizoen. En we zien jullie weer verder. Goede dag op Super Joden! Ragazzi, Matthijs de Ligt è entrato nella Juve anche in maniera silenziosa, per cui bisogna dargli spazio. Poi voi mi dite, ma tanto rimane poi 2 anni va via. Ma non lo sapete, cioè, ragazzi, i cambiamenti delle carriere dipendono anche da quanto quella squadra investe sull'importanza di quell'uomo all'interno di quel contesto. Cioè, se de Ligt inizia ad essere centrale, l'uomo più importante della squadra, e de Ligt è carico per questa roba qua, magari non cambia neanche, cambia idea, dice, avevano i piani, però se io risulto centrale e il progetto parte da me, non vedo i motivi perché io debba andare via. Cioè, badate bene anche a questo tipo di riflessioni, non potete basare tutto sul fatto che magari fra 2 anni va via, avete visto il suo procuratore, anche perché il suo procuratore ha avuto gente che nella squadra in cui era centrale è rimasto. Io vi dico Nedved, che quando ha deciso di andare via dalla Juve ha appeso gli scarpini al chiodo. Hamsik è andato in Cina a svernare,
però insomma non ha tradito il Napoli e né ha deciso di cambiare, anzi ha rifiutato la Juventus, se ben ricordate. Quindi io vi dico che mettere al centro del progetto un giocatore così giovane, farlo diventare insomma quasi una roba unitaria, no, De Ligt Juventus così, potrebbe cambiare le sorti del futuro di Matthijs De Ligt. Quindi è inutile che ci facciamo la testa, magari va via eccetera. Pogba era un caso a parte, adesso la Juventus compete per essere tra le prime 8 in Europa. Poi quel che succede, succede. Però ripartire da De Ligt, io credo che sia la scelta più idonea. Voi mi dite Dybala, a me ragazzi Dybala a livello caratteriale non convince quanto De Ligt. A livello di carisma non convince quanto De Ligt. De Ligt a mio parere è molto più carismatico, ma è una mia percezione. Ed è per questo che io investirei tanto su di lui. Chiusa parentesi, Chiellini, Chiellini, cioè non ne hai più, a livello di campo non ne hai più, fai una partita e 20 no, una partita e 20 no, cioè sono più costante io andando a giocare a calcetto ai tempi del Covid, su via, su. Ora invece parliamo di Locatelli e di Fagioli, perché ha parlato D'Amico, che è il procuratore di Fagioli, e ha detto una roba del tipo: bisogna capire un po' qual è la situazione, il giocatore non sta giocando, c'è una situazione particolare alla Juventus e quindi ci guarderemo attorno. Io credo che da questo punto di vista possa innescarsi veramente uno scambio prolifico dal punto di vista del mercato, ovvero Locatelli Fagioli, e questo potrebbe avvenire ben prima anche dell'inizio del calciomercato e dell'inizio degli europei. Perché vi dico questo? C'è la necessità da parte di tante squadre di fare delle plusvalenze e metterle a bilancio entro il 30 di giugno. Fagioli è una plusvalenza che balla, però stiamo prendendo un giovane secondo me di belle speranze. Voi mi dite: ah, la solita Juve che fa plusvalenze. Sì, però guardiamo anche il valore del giocatore, ragazzi. Il fatto che questo ragazzo non abbia mai giocato finora, e noi lo valutiamo sempre come bomberone, come giocatore fortissimo, però a me, cioè per me parla del campo, non la percezione che ho io dall'esterno. Cioè a me pare che noi stiamo tendendo un po' sopra a valutare questo Fagioli. Fagioli è bravo, sì, tutto ciò che volete, però attualmente è difficile inserirlo nel contesto Juve, perché proprio il reparto che in cui lui gioca è disastrato, perché è disastrato. E aspettarci da lui una risoluzione totale, purtroppo ragazzi, a differenza per esempio di un Marchese, è arrivato nel momento sbagliato. Cioè Fagioli nella Juventus si è inserito nel momento sbagliato, questo è un dato di fatto. Poi noi abbiamo delle valutazioni dettate da cosa? Io l'ho visto anche in Under 23, si vede che è una categoria sopra gli altri, però la Serie A è tutta un'altra roba, è tutta un'altra cosa. Io l'ho visto anche con la Pergolettese nell'ultima partita, persa 4-2. Bravo Fagioli, si vede una certa tranquillità, si vede che fuori categoria, ma ripeto, la Serie A è un altro contesto, è un altro contesto. Quindi vi dico, non mi sfascerì la testa, magari si può fare una recompra, magari si possono fare mille altre cose col Sassuolo, eccetera. Però le parole di D'Amico lasciano intendere ad un'apertura, insomma, delle trattative anche con altre squadre. Visto l'interesse maturato dalla Juventus per Locatelli, io credo che, visto anche che il Sassuolo è interessato allo stesso Fagioli, si parlava di Fagioli, Dragusin e Frabotta come interesse della stessa Sassuolo nei confronti di questi giocatori qua, io credo che possa aprirsi un tavolo. E ripeto, siccome è vitale in quest'epoca mettere a bilancio qualcosa di positivo e fare delle plusvalenze, io credo che la plusvalenza con Fagioli si possa fare. E che dire ragazzi, non è questione di lungimiranza, è purtroppo il momento che ti porta a dover fare anche queste scelte eccetera. Io, a parte che reputo Locatelli un signor giocatore, non è che stiamo vendendo Fagioli e stiamo prendendo un parametro zero vecchio, e stiamo prendendo un giovane di belle speranze che deve fare il salto, lo step successivo, deve confermarsi in un contesto più grande, deve migliorare da questo punto di vista. Questo è. Io aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E che dire, ci vediamo più tardi per un altro video. Ciao belli, e sempre fino alla fine. Forza Juventus.